la linea proprio mentre l'arbitro pollice indice sul cronometro decreta all'inizio del secondo tempo. Parliamo di Andrea Colombo, è stato il Napoli a battere il calcio d'inizio di questa ripresa e a portarsi subito in avanti con Anghissa. Dici, che giocatori vorresti prendere dal Napoli? Ma molti, 9 su 10 direbbero Osimhen sicuramente, no? Intanto c'è una parata incredibile da parte di Provedel. Io direi Anghissa, ecco, questo è un po'. Ma attenzione a Felipe Anderson, capovolgimento di fronte, una carambola. Luis Alberto dentro per Ciro, parata, ma era fuori gioco. Partiti veramente, ma pure a 300, voglio dire, però parata per questa cosa. Non so se sei d'accordo con me, Anghissa praticamente, voglio dire, un giocatore che fa reparte da solo proprio, no? Sì, non c'è proprio dubbio. Dunque si riprende con il calcio di punizione per il fuorigioco di Ciro Immobile. C'è stato un check del VAR per l'azione precedente, sventata da una grande parata da parte di Provedel per un presunto fallo su Osimhen, ma c'è che non ha sortito per fortuna della Lazio nessuna decisione avversa. Napoli in questo momento al rilancio, Napoli che stava cercando di organizzare la sua ripartenza. Grande lancio, mamma mia ragazzi, di Kvaratskhelia. Per Kvaratskhelia, scusate, da parte di Lorenzo, intercettato, ma il Napoli continua a spingere. Ancora Anghissa sembra Predator con queste sue trecce. Attenzione ancora Politano bloccato prima da Usai e poi da Luis Alberto, che però si fa soffiare di nuovo il pallone lanciato in area di rigore da Politano. Luis Alberto deve stare un po' più attento, che insomma ha sicuramente i piedi sopraffini, ma a volte le zone del campo, intanto c'è un fuorigioco per i giocatori del Napoli, le determinate finezze bisognerebbe capire in quale zona del campo farle, ecco, perché magari a volte possono anche non riuscire, e se le fai a ridosso della tua area di rigore poi diventano un problema. Calcio di punizione a favore della Lazio, ma se n'è andato il terzo minuto, dunque sull'1-1. Prima di restituirti la linea ti ricordo la formazione: Lazio in campo con Provedel tra i pali, linea difensiva a 4 da destra con Marusic, Casale, Romagnoli e Usai, centrocampo sempre a 3 da destra con Camada, Cataldi e Luis Alberto. In attacco da destra troviamo Felipe Anderson, Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. Ripeto, 1-1, quelli che sentite in sottofondo sono i tifosi della Lazio. Terzo minuto, 40 secondi e 3 minuti.
Intanto scusatemi se vi interrompo, a parte vabbè, ci stanno i fuochi d'artificio fuori dallo stadio, ma insomma qui a Napoli è normale. Si sono alzati dalla panchina Pedro e Guendouzi. Guendouzi. Attenzione al Felipe Anderson, Felipe Anderson e Luis Alberto, la finta Camada, il tiro! Gol! Camada! La Lazio si illumina con il sole rosso del Giappone! Camada porta il vantaggio alla Lazio, 2-1, grandissima finta di Luis Alberto e Camada che non ci ha pensato su due volte, ha tirato e ha portato in vantaggio la Lazio, dai! Felipe Anders, ma Felipe Anders, Felipe, tutto suo, è tutto suo. Ha fatto fino adesso una partita da sostituzione, tant'è che Guendouzi non a caso si stava riscaldando, abbastanza fuori dal gioco, una partita fatta di appoggi, di poche responsabilità, questo gol veramente lo aiuta molto, lo aiuta molto. La finta modello Lazio Juve di Luis Alberto.
però manca troppo tempo, 35 minuti, mamma mia. Tanto calcio d'angolo per il Napoli, scusate, sesto tiro dalla bandierina a favore della squadra partenopea, il primo della ripresa. Calcio d'angolo per il Napoli, due giocatori sulla bandierina, tanto scivola Guendouzi, è pronto Zielinski che si allontana, però c'è la rincorsa, lo spiovente all'interno dell'area di rigore, il tiro al volo, la mischia in aria in qualche modo, che la Lazio spazza via questa situazione che stava diventando abbastanza pericolosa a terra linea. Sì, attenzione al Napoli, pericoloso sulla destra Politano, la finta, rientra con il destro, il cross, mamma mia, attenzione ancora, il tiro, fuori, mamma mia, ancora Zielinski, pericolosissimo. Attenzione Ciro, esce Meret, lo anticipa, grande palla ancora di Luis Alberto, Immobile era solo davanti a Meret che è uscito almeno una ventina di metri fuori dalla propria area di rigore. Attenzione a Felipe Anderson, Luis Alberto, in area e poi si disinteressa del pallone Zaccagni, che aveva capito che era finito in fuorigioco. E viene ammonito? Ammonito Luis Alberto? Perché ha sbattuto i pugni sul campo. Luis Alberto ammonito, vabbè, buh. Questa non l'ho capita. Andava verso la porta, poi tocco o non tocco. C'erano due giocatori del Napoli, clamorosamente entrambi spariscono, non tocca, non tocca.
attenzione al Napoli, il tiro respinto, pallone che rimane in area, ancora Napoli in attacco, attenzione di nuovo Zielinski in area, pallone intercettato, vorrebbero il rigore, il giocatore del Napoli addirittura fuori gioco, quindi tutto a posto. A te la linea. Carica il mancino, boom! Spettacolare, sì, no, ma adesso la Lazio è abbia trovato la Attenzione a Felipe Anderson, attenzione a Felipe Anderson, ancora in area il suo rasoterra che non trova nessuno, ma ancora Lazio con Cataldi di Ribanche, l'arbitro che si scusa con Cataldi, prova il tiro e va in avanti, è pronto Guendouzi. È pronto il capellone riccio, esce Camata. Due cambi del Napoli. Ma no, non adesso, si riprende a giocare. Ecco i cambi. Sostituzione, esce Napoli con la maglia numero 17 Oliveira, entra Mario Rui. Entra con il numero 6 Mario Rui. Ed esce con il numero 77 qui c'è Kvaratskhelia. Ed entra Raspadori. Entra con il numero 81 Jack Raspadori. Beh, rientrava, aveva giocato 3 minuti soltanto, pochi minuti nella partita precedente, quindi di fatto lo faceva adesso il suo esordio qui a Napoli in questa stagione, non è stato molto bene con Kvaratskhelia, quindi è probabilmente un po' in debito di ossigeno. Thank you.
Attenzione Guendouzi, è solo Zaccagni, Zaccagni, è solo Zaccagni! Zaccagni, dai Lazio, dai! Con pazienza, con concentrazione, ha segnato un'altra splendida rete qui in questo stadio, zittendo mutuamente lo stadio di Diego Armando Maradona e il pubblico marsigliese, ma applausi a scena aperta. Isai per Immobile, Immobile perché è così, che è così per Zaccagni, entra. Zaccagni, sì, sì. Subito, subito assist di Guendouzi per Zaccagni, ragazzi. E quindi quando siamo giunti al 22esimo minuto di gioco. C'è da controllare Zaccagni e controlliamo Zaccagni. Che te devo... Mattia, bar fuori gioco. Mannaggia la miseria. Che peccato, che peccato. Sì, cross di Osimhen, Marusic si fa trovare pronto, poi prende una botta da Mario Rui che meriterebbe di essere ammonito, visto... visto che è stato veramente raso al suolo letteralmente da Mario Rui. Eh sì. Calcio di punizione a favore della Lazio davanti alla propria difesa. Provedel lascia, che peccato, ci avevo proprio creduto ragazzi, ci avevo proprio creduto. E vabbè, Guendouzi, sì. Intanto Rovella si alza per il riscaldamento insieme a Pedro. Luis Alberto ancora dentro per Immobile, Guendouzi, il tiro! Oui, oui, je suis Guendouzi, questo è buono, 3-1, dai Lazio, dai, un gran gol, forza! C'è anche un altro check, ragazzi.
va al VAR, ma che c'è da vedere? Ma che c'è da vedere al VAR? Me lo dite per cortesia. Vabbè, ma scusami, ma l'arbitro non va a vedere il fuorigioco. Ma non ci posso credere. Attenzione, sta tornando l'arbitro in mezzo al campo. Va verso il centro del campo però, Fuorigioco. E so due. Si riprende a giocare. 2-1. Tanto c'è una discussione tra Politano e Sarri. Sì, aspetta un attimo che era fuori gioco. Era oltre. Che ha fatto? Certo, che ha fatto Zaccagni? Da Juan Jesus, se ammonisce mai, non ammonisce mai i giocatori del Napoli. Andiamo. Follia assoluta davvero. Però ha partecipato, secondo l'arbitro, sto dando la sua interpretazione, secondo l'arbitro ha partecipato all'azione, insomma. Altro cambio del Napoli. Esce Politano ed entra con la maglia numero 29. Suo esordio in maglia azzurra con il numero 29, Jasper Lindström. Sì, come non ci sono, ci sono. Pallone lanciato in avanti, ma non c'è nessuno. Meretta esce fuori dalla propria area di rigore, lo fa suo, scocca in questo preciso istante, il 30° minuto del secondo tempo. La Lazio che è sempre in vantaggio per 2-1, ma che si è vista annullare due gol, il secondo soprattutto in maniera decisamente discutibile dal VAR. Nel frattempo c'è Marusic che gestisce il pallone per Casale per Luis Alberto, in mezzo a tre giocatori a centrocampo, finisce per perdere il pallone, Napoli ancora aggressivo, limite dell'area, si allunga il pallone, il portatore di palla si butta a terra con la maglia numero 29, ne è entrato Lindström, ma l'arbitro dice tutto regolare, si riprende con una rimessa dal fondo. Romagnoli posiziona il pallone all'altezza del vertice sinistro dell'area piccola. Ancora per Provedel che va a rilanciare cercando Yusai che con un stop di petto a seguire non ha molta fortuna. Poi la Lazio rilancia in avanti il pallone, Immobile si avventa sul pallone, c'è Zaccagni che cerca Immobile ma non è preciso, ma riconquista il pallone Zaccagni. Il brusio da parte del pubblico partenopeo, Guendouzi per Cataldi per Marusic per Cataldi,
Cataldi a cercare Immobile anticipato e poi Anguissa va dal portiere Meret che rimette il pallone in movimento per i suoi difensori centrali. Napoli cerca la costruzione dal basso per, sulle corsie laterali, c'è un errore ma soltanto momentaneo, riconquista il pallone la squadra partita europea. Rachmani con il destro a cercare in maniera delicato un lancio che viene mandato in fallo laterale da Yusai. Ancora il Napoli con il nuovo entrato Lindstrom, ancora Yusai che sta giocando una partita importante. Anguissa ancora dietro per Di Lorenzo. Di Lorenzo, attenzione per Zelinski, limite dell'area. Il Napoli cerca il fraseggio, il cross all'interno dell'area di rigore, Osimhen anticipato, ancora Anguissa riconquista il pallone ma solo momentaneamente Luis Alberto e favorisce il Napoli che ovviamente con queste due decisioni del VAR pur sotto di un gol rimane in partita. Ancora il Napoli, attenzione Anguissa al limite dell'area, bravo Marusic ma sbaglia l'appoggio, poi ancora confusione in area di rigore, Guendouzi cerca e trova il rilancio, ancora Immobile per Luis Alberto per Felipe Anderson, può ripartire la Lazio, lungo linea molto bene per Immobile, attenzione a Guendouzi è solo, però c'è due giocatori che recuperano su di lui, vincono il rimpallo decisivo che permette a Napoli di riconquistare il pallone. Ancora il Napoli che avanza, palla al piede a centrocampo, nel cerchio del centrocampo, si gioca su ritmi importanti. Anguissa, l'apertura sulla sinistra, ancora per il pallone restituito da Politano, Anguissa per Raspadori, da retropassaggio di Raspadori, Juan Jesus è costretto a rincorrere il pallone, l'apertura sulla destra per Rachmani, un po' più defilato, ancora più a destra per Capitan Di Lorenzo che restituisce il pallone a ritroso per Rachmani, Juan Jesus va dalla parte opposta dove c'è Anguissa che serve a centrocampo, attenzione al nuovo entrato Lindstrom, c'è pronto per il cross, lo spiovente in area di rigore, colpo di testa, il tiro di Osimhen che stoppa il pallone di petto, fa partire un bolide che per fortuna si impenna e finisce alto sopra la traversa, ma attenzione c'è un giocatore della Lazio a terra, si tratta di Felipe Anderson, speriamo che non si tratti di nulla di grave però. Però sta a terra, sì, non è una bella cosa. Sì, a terralina, esauriti. Intanto scusatemi, non mi sembra dolorante Felipe Anderson che lascia il campo al trotto ed entra al suo posto Pedro a terralina. Scusatemi, esce anche Yusai ed entra Pellegrini.
Napoli. Attenzione al Napoli, Lobotka, chissà. Sbaglia chissà, mamma mia. Attenzione a Cataldi, ruba un bel pallone, Immobile molto aperto sulla sinistra, però si ripiazza il Napoli. A voi la linea. C'è a terra anche Cataldi. Sostituzione Napoli esce con il numero 20 Piotr Zielinski. Entra con il numero 18 Giovanni Simeone. Attenzione a Zaccagni, Zaccagni limite dell'area per Luis Alberto, ancora Zaccagni in area di rigore, una finta, cerca il tiro, fuori di niente, peccato, peccato, buona linea. Attenzione, attenzione, attenzione a Pedro, 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 inciampa sul pallone, incredibile, incredibile quello che ha fatto Pedro, incredibile, proprio, credo che è la prima volta nella sua carriera che fa una cosa del genere. Ciao,
calcio d'angolo, calcio d'angolo a favore, calcio d'angolo a favore del Napoli. Mannaggia la miseria, guarda, mi dispiacerebbe veramente tanto, e non dico altro. Incredibile quello che ha fatto Pedro, incredibile. I giocatori della Lazio comunque sono stremati, Cataldi proprio non ce la fa più. Ogni... tutta la Lazio all'interno della propria area di rigore con 8 giocatori del Napoli in area, fischia l'arbitro, lo spiovente in area, messo fuori da Pellegrini, ma ancora Napoli, Luis Alberto va ad ostare, si allunga il pallone, si allunga il pallone, dai 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 dai. Bene così, bene così, Lindstrom si allunga il pallone. 43esimo. Mo adesso gli daranno un quarto d'ora di recupero, vedrai. Due VAR, i cambi. Attenzione a Pedro, 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 Luis Alberto, Zaccagni di nuovo sulla sinistra, entra in area, Zaccagni dietro per Luis Alberto, finta il tiro, Luis Alberto cerca Zaccagni di nuovo, il cross in area, Guendouzi stoppa il pallone, lo tira e poi lo calcia male e finisce fuori, 44esimo a volo linea. Intanto ci sono Castellanos, Rovella e Isaksen a riscaldarsi. E un calcio di punizione a favore del Napoli dai 30 metri, posizione centrale. Non credo che sia una buona idea calciare da lì, però vediamo quello che... Intanto 7 minuti di recupero. 7 minuti di recupero. Pensavo di più. Siamo già entrati nel recupero, fischia l'arbitro, infatti è uno spiovente, non un tiro, pal colpo di testa e pallone che finisce fuori, 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 fuori. La palla che fa l'arbitro, uscita di mezz'ora, la palla, il guardaliglia si addormenta come se fosse arrivato all'impercato, poi vediamo se apparisce l'esa, il guardaliglia si addormenta, la colpa è che deve provare, il guardaliglia è morto. Non so se sperava che la palla rientrasse in campo da sola. Tanto si toglie, si tolgono il fratino Isaksen e Castellanos, attenzione perché sbaglia la Lazio e riconsegna il pallone al Napoli. Due minuti trascorsi.
Ecco i cambi. Doppia sostituzione Lazio, il numero 20 Zaccagni. Lorenzo il corso. Il corso, attenzione, intanto esce, allora stanno per entrare, come vi dicevo, Castellanos e Saxen, quindi probabilmente vediamo, intanto esce Zaccagni. Zaccagni. Il numero 18 Isaacsen, il numero 19 Castellanos. Sì, sono entrati, come vi dicevo, Castellanos e Saxen al posto relativamente di Immobile e Zaccagni. Castellanos tocca il primo pallone, lo manda in fallo laterale, il Napoli cerca di portarsi in avanti con una rosciata un po' alla cieca, ma Romagnoli fa buona guardia, ancora Osimhen, ma molto bene la Lazio adesso che prova a ripartire, il lancio di Guendouzi per cercare i Saxen, che non riesce però a trattenere il pallone in campo, lo rincorre. È pronto il Napoli a rimettere il pallone in movimento, lo fa in questo momento, siamo al quarto minuto e 20 secondi, il cross, il lancio in avanti a cercare Osimhen, il suo colpo di testa, pallone che arriva in area di rigore, Provedel non ha nessun problema a controllarlo, poi si getta a terra per prendere il pallone in maniera plateale, ma va bene così, il portiere della Lazio è pronto a rimettere la palla in movimento. Verifica che nessuno ci sia dietro di lui e poi va al rilancio lungo dalle parti di Castellanos, attenzione, sta per uscire Meret, controlla perde il controllo Castellanos, che avrebbe potuto fare qualcosa di più. Quinto minuto che scocca in questo istante, altri due minuti, forse qualche secondo di più, attenzione al Napoli, pericoloso per Napoli in area di rigore, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, ancora una palla gol per il Napoli, mamma mia, va Raspadori a battere il calcio d'angolo, la rincorsa di Raspadori, lo spiovente in area di rigore, mamma mia, è alto, pericolosissimo il Napoli, forse una delle azioni più pericolose dell'intera gara. Mamma mia, 5:40, si battono il 5, Pellegrini e Provedel, sesto minuto, manca un minuto, più eventuale altro recupero, ma io non ce la faccio più, ma possibile, ma io non raccontate un migliaio di partite, cioè non gliela faccio più, sbaglia Provedel. Pallone in fallo laterale, rimessa con le mani a favore del Napoli che rilancia un po' la cieca davanti dalle parti di Osimhen che stoppa di petto, gli impedisce il tiro, fallo, Osimhen dovrebbe essere ammonito, no, niente, evidentemente non ha protestato, ecco, ancora siamo al sesto minuto e 40 secondi, un minuto in più credo che... Ma l'ha comunicato o lo pensiamo? Ah, quindi è stato comunicato le due sostituzioni. Tanto la gente va via, comincia ad andare via. Siamo al settimo minuto, la Lazio perde tempo, prezioso. Settimo minuto che scocca in questo preciso istante. Un minuto al termine. Provedel pronto a gettare il pallone in avanti. La Lazio si distende un po'.
la rincorsa di Provedel, eccolo lo spiovente dalle parti di Castellanos che si sbraccia, ma il pallone viene riconquistato dal Napoli, poi dalla Lazio. Isaksen difende il pallone molto bene per Luis Alberto, 7 minuti e 20. Isaksen va alla bandierina e poi fallo laterale, ma rimessa per il Napoli, dice l'arbitro. Mancano 30 secondi, ancora il pallone alzato a Campanile, ancora il pallone che viene alzato e mandato in avanti alla cieca dove non c'è nessuna attenzione. Osimhen che stava per intercettare, e fallo di Osimhen, cartellino giallo di Osimhen per Osimhen, ed è finita la partita, ragazzi. Cioè non è finita ma è finita. Ottavo minuto e dieci secondi. Dai, seria, ovviamente Provedel a terra come se fosse stato colpito da un cecchino sugli spalti. Si rialza adesso Provedel, tanto gli stanno a dire guarda che è finita. Calcio di punizione per la Lazio. Siamo per festeggiare questa prima vittoria fondamentale della Lazio, ottavo minuto e 40 secondi. Sarri ritrova la sua Lazio, la Lazio ritrova se stessa, i tifosi ritrovano una squadra da far stropicciare gli occhi. Tira Provedel e la partita è finita! La Lazio batte il Napoli per 2-1 con due gol annullati, assoluta padrona del campo qui allo stadio Maradona. Luis Alberto ha aperto le marcature, il pareggio di Zielinski, poi Kamada per il gol decisivo, ma subito dopo Zaccagni e Guendouzi avevano segnato altri due gol annullati dal VAR. Non c'è null'altro da dire, la Lazio torna a vincere sul campo più difficile probabilmente del campionato nazionale di calcio e lancia uno squillo a tutti quanti. Siamo tornati, a te la linea.